Per evitare accessi notturni indesiderati e forse anche per nascondere agli occhi dei cittadini quell'icona di degrado, la passata amministrazione decise di installare intorno alla chiesetta della Madonna delle Grazie una staccionata in legno che oggi, a distanza di anni, semplicemente non esiste più. Caduta giù, vittima del tempo e delle intemperie, forse di un'idea che, lo mostra il nostro piano sequenza, non era poi così buona. Intorno rifiuti, poco più là, l'ospedale Dario Camberlingo, perso da qualche parte, c'è invece l'ennesimo progetto già stanziato per la riqualificazione di una chiesetta ottagonale che rappresenta un unicum di storia e bellezza in tutto il Salento. Eppure, se non ci si affretta, rischia di cadere a terra, come la staccionata, la piccola chiesa della Madonna delle Grazie.